Perché sono convinto che una ricerca filosofica oggi debba necessariamente avere la forma di un'archeologia? Perché l'archeologia credo sia la sola forma di accesso al presente. Il futuro mi sembra oggi un dispositivo, usato oggi moltissimo, come un dispositivo destinato a rendere inintellegibile il presente. Ennio Flaiano, che è uno degli scrittori più intelligenti del Novecento, una volta ha detto: io faccio progetti solo per il passato. Ecco, secondo me non si tratta di una battuta, va presa estremamente sul serio. Una frase non stupida detta da Hemingway è che non ci sono scrittori viventi. Anche questo io lo credo seriamente. No, un vero scrittore si pone, per così dire, in posizione di morto, o comunque per chi parla. Un tempo, beh, nessuna persona seria parla per i contemporanei. Un tempo si diceva: ah, io parlo per i posteri. Ma oggi credo che si possa aver dubbi sul fatto che ci saranno dei posteri. Quello che io scrivo lo rivolgo al passato. Innanzitutto bisogna liberarsi del luogo comune secondo cui quando una cosa ha fatto il suo tempo non ha più interesse. È esattamente il contrario. Le cose diventano interessanti quando hanno fatto il loro tempo. Perché? Perché solo allora appaiono in una dimensione in cui sia possibile cogliere, per così dire, un luogo per il possibile nel passato. Soltanto quando una cosa ha fatto il suo tempo si rivela in tutta la sua verità e si rivela per le occasioni mancate che esso contiene. E il passato, noi abbiamo un debito verso il passato perché il passato è pieno di occasioni mancate. E uno dei compiti del pensiero è di afferrare, di rispondere a queste occasioni mancate nel passato. Ecco, poi volevo dire qualcosa su una nozione centrale in questa mia ricerca che tu hai evocato alla fine, che è la nozione di inoperosità. Ecco, per inoperosità io non intendo affatto ovviamente l'inerzia e l'inattività. Io intendo per inoperosità, non c'è un'altra parola, non sono riuscito a trovare una parola più adatta, un'operazione che consiste nel disattivare e rendere inoperoso tutte le opere, le operazioni della religione, dell'economia, della politica, eccetera, eccetera, per aprirle a un nuovo possibile uso. In fondo, questo è quello che nella filosofia classica si chiamava contemplazione. Ecco, io ho cercato, questa mia definizione dell'università è un tentativo di ridare un contenuto concreto a questa parola che ha perduto quasi ogni senso. No? Che cosa significa contemplare? Non significa mettersi a contemplare l'astratto delle vaghe possibilità. No? Nel libro, nella proposizione 52 del libro quarto dell'Etica, la contemplazione, l'inoperosità è nel cuore stesso dell'opera. Non è un principio separato che sta altrove, no? È qualcosa che nell'opera, nell'atto, no? Nella praxis, la riconduce alla sua potenza, no? Riconduce ogni opera alla sua potenza. Che cos'è la poesia? La poesia è un'operazione nel linguaggio, no? Non è altrimenti altrove, non è un'altra lingua, è un'operazione nel linguaggio di tutti. Che però, per così dire, disattiva, rende inoperoso un certo uso del linguaggio informatico combinazionale, perché? Per rendere possibile un altro uso, per riportarla alla potenza di dire, no? Quindi, cos'è la poesia? La poesia è una contemplazione della lingua, cioè una contemplazione della potenza di dire. E la stessa cosa farei per la politica. La politica, così intesa, l'inoperosità come concetto centrale della politica, come lo intendo io, è una contemplazione della potenza di agire. Contemplare ciò che possiamo fare o ciò che non possiamo fare. No? Qualcosa ha, per così dire, disattivato, reso inoperoso tutte le vocazioni biologiche dei viventi, tutti i destini preassegnati, predeterminati. No, l'uomo è un essere, da questo punto di vista, senza opera. No? E quindi l'inoperosità, per così dire, riconduce l'uomo a una posizione
potenza di agire, una totipotenza di agire, non un destino, una necessità biologica o un compito sociale o politico preassegnato.